Ciao a tutti. Io non capisco sinceramente perché la mia MMR sia ancora così alta. Tipo, in sta partita ci sono tipo un master, due ex master, grand master. Pensavo di essere sceso un po', considerando che ho. Non solo sono tornato in Diamond 3, scusate, non in Platino per fortuna per il momento. Ma ho anche. Ci sono anche tornato con un settimo posto stavolta. In anteprima assoluta non sono stato demotato con il quinto posto. E ora, come già fatto due o tre volte, bisogna tornare per l'ennesima volta in Diamond 2. In effetti, bisogna considerare che sul breve termine. È normale scendere e risalire un po' di volte, anche perché non ci sono le promo, alla prima sconfitta si esce subito. Ora, facciamo così. Sì, se non trovo soldi vendo Sen e compro i due Ivern, perché diciamo che due champion non sono sufficienti a decidere che team farò e quindi magari Senna non la tengo. Anche se potrebbe avere senso nel team Light, ma è assolutamente troppo presto per prendere queste decisioni. E credo che non avrò soldi. No. E allora lo faccio. Ok. Ora quasi quasi mi posso anche vendere questi due Ivern e comprare Sen. Oppure potrei anche comprare Bronn, che all'inizio è molto forte. Sì, magari vendo questi due per prendere Sen. Ora vediamo se trovo soldi prima. Forse Bronn è meglio di Leona alla fine, soprattutto se non si ha carme, quindi non si stanno facendo i Lunar. Ah, ok, ho karma. E allora mi tocca vendere Braum. Vendiamo anche questi due. Metto karma qua, Leona. No, aspetta, non ho fatto il livello. E Leona. Due Lunar, due Mystic, due Warden. Direi che è comunque un'ottima partenza. Non chiedetemi perché abbia fatto questo, cioè l'ho fatto perché in early game carria molto, onestamente. E se, soprattutto se non si ha un Morello, è ottimo. Eh sì, ho avuto un discreto culo a trovare due mistici in due. È andata così, che ti devo dire. Io, quello che il gioco mi dà. Sì, non sarà forte, ma dipende da chi si trova con. Adesso sì che sono forte. Ok, pare che in questa partita l'early game mi stia abbastanza dicendo culo, come si suol dire. Queste due robe sono praticamente immortali, sono due Warden a due stelle, di cui Nasus ha pure un Negatron e il buff dei Mystic, quindi ha delle difese veramente altissime. Ora quasi quasi
Approfitto di questa situazione per vendermi i due Skarner e andare al terzo round con 10 gold perché sono ragionevolmente certo di vincerlo. Poi tutto può succedere, per carità, ma diciamo che è un team molto forte e quasi sicuramente vince contro tutti, anche senza avere il quinto champion. Questa è comunque una discreta sfida, ma non credo che ce la farà. Anche se Azir. Questo Evansus semplicemente non va giù. Sono tentato di metterci la BF e fare una Blood Tearster, ma sarebbe una scelta un po' discutibile. Contro due champion a caso. Ok. Ora io ho una Magic Resistance, una BF, una B e basta. Non ho il terzo light, e questo sarà sicuramente la mia priorità nelle cose da fare. Qui non c'è il champion. Addirittura picco qua. Potrei prendere del mana, ci posso fare una Shojin che è molto buona. E ci sta su diversi di questi champion. Non ho ancora trovato il light, fammi vendere questo e fammi fare un reroll. Un altro reroll. What? Ok, qui mi tocca comprare tutto praticamente, 1, 2 e 3. Mettiamo lui. Fammi comprare taglia, 1 e 2. E diamo la Shojin a Nasus che diventa veramente importante a questo punto. Lasciatelo stare un attimo. Non credo che possano ucciderlo, sinceramente. No, vabbè, ma che scherziamo. Si è refullato. Nulla da comprare, sto a 10 gol almeno per i golem. Dovrei arrivare a 20, magari. Ah, questo ha cestinato taglia direttamente. Avevo una taglia a 2 stelle. Ah no, ne aveva due in realtà, mi sa. Ok. Non so perché stessi controllando quella persona in particolare, ma forse perché l'avevano pingata. Non credo che ci sia nessuno che mi possa battere in questo momento. Potrò sbagliarmi, ma di sicuro non questo. A 40 gold. Ai Woodland che sono counterati dal Red Buff e gli unici danni seri che ha sono AP e io i mistici, quindi non credo ci sia storia. Infatti non c'è. Devo ancora trovare una Vayne, una. E non è questo il momento in cui la trovo. Sì, sto rimanendo un po' indietro con gli altri champion, tra poco potrei riprendere a perdere se non trovo dei miglioramenti, almeno questi qua, uno dei due sarebbe ottimo, e poi se riuscissi a trovare un altro light, ma anche Jax a 2 stelle, sarebbe assolutamente opportuno. Trash non mi interessa, piuttosto compro un attimo Nezreal. Ci sarà un altro orb, vero? No? Niente? Che tristezza. Non so se provare a campare di rendita, questo inizia a essere un po' pericoloso con questo Jax così. Ah,
Wow, vabbè, ok. Mi sento quasi un po' sporco in questo momento. Ok, mettiamo questo. Facciamo così. Mi ispira di più. Tanto alla fine Soraka non è fortissima, invece Nasus ha la Shojin, quindi con l'attack speed potrebbe fare cose simpatiche. Perdi un bel po' di punti. Sarebbe che mi mettesse contro il primo. Almeno lì vado a troncare questa win streak, magari. Ok, me ne sto con 30 gold. Credo di potermelo permettere. Spero di non sbagliarmi. Facciamo così. Sì, dai, dovrei vincere contro di lui. Contro di lui pure. Contro di lui credo proprio di sì. Questo sì. Spero di sì. E gli ultimi due non ho fatto in tempo a vederli. Questo l'ho già battuto una volta. Un team discreto, ma non credo che ce la farà. Ah, io è morto Nasus, ma non dovrei avere problemi. Sì, avevo un bel team questo. Mi sembra strano perché ci sono molte persone che hanno dei team discreti, ma questo continua a non perdere. Mettiamo Ezreal, dai. Ho solo un Jax e queste due Leona, quindi sì, credo che non farò reroll in questo momento. Cerchiamo di andare. Ok, finalmente tocca a me, ma non credo che ce la farai. Tanto margine, io ho tolto 13 punti, sono tanti. Ma lui ha 50 gold. Leona, fammi andare a 30. Ho comunque un sacco di sinergie, quindi sono piuttosto forte in questo momento da tirare giù. Allora, oggetti non mi ricordo, sono tutti chiusi, mi sa. No, ho una Magic Resistance su Nasus. Potrei addirittura pensare di prendere un Hurricane. Lo so che non è il champion giusto, ma ho un red buff, quindi l'Hurricane ci sta alla fine. Intanto aggiunge attack speed per la Shojin e poi è comunque buono in generale perché applicare red buff a un champion in più. Probabilmente poi dovrò spostare questi oggetti su un altro champion per il late game, però per ora stanno bene qui. Ok, niente. Ancora un reroll, dai. Soraka, Ashe. No, ma la vendo.
Non mi lasciano giocare Nasus. Si è preso tanti di quei CC che non ha ancora fatto nulla praticamente, tranne rimanere in vita, che alla fine era quello che doveva fare. Non capisco perché non riesca a mettere red buff su nessun altro. Ora sì, forse era troppo lontano. Ok, perfetto. Aatrox, Nasus. Sì, dai, me la rischio. Me la rischio e vado così al prossimo round. Sperando in bene. Ok, forse è effettivamente un po' un rischio, non lo so. Ora inizia a essere più o meno allo... Ecco, lui speravo di non trovarlo. Vediamo come va. Il problema è che Sion mi piglierà anche Karma. Non ha fatto in tempo a fare lo scudo, ma ora sì. Non ho avuto grossi problemi. Karma, Nasus. I Nasus li tengo e non so ancora se li sto tenendo per fare Nasus a 3 stelle e a quel punto potrei anche lasciargli gli oggetti oppure semplicemente a una certa, se non lo trovo me lo vendo e do gli oggetti a qualcun altro che magari ne può fare un uso migliore. Quanti oggetti? Wow! Qui non c'è nulla da comprare, facciamo un livello e vediamo se troviamo un light a 2 stelle, magari. What? Ezreal? Non sto avendo fortuna con i champion. Per ora non mi resta che fare questo. So che è molto sprecato, ma... Che devo fare? Sta, la metto qua. Buono che Nasus si sia di nuovo riuscito a... no, è persa questa. Dovevo aspettarmelo prima o poi di fare sta fine. Vayne. Due Zyra. Vendiamo chi? Aatrox. Ezreal. Vendiamo le due Ashe. Ultimo reroll. Niente, ok, va bene così. Potrei in effetti fare un altro reroll. Non ho trovato nulla, ok. Ora purtroppo Nasus inizia a rimanere un po' indietro come utilità. Era molto difficile da uccidere all'inizio, ma ora questa cosa sta un po' diminuendo. No, non hai ucciso nemmeno lui. Che brutta storia, fammi vendere questo Jax. Posso vendermi Aatrox o Jax, dai. Ok,
Ok, questa è andata meglio. Non ho bisogno di vendere nessuno. Non ho ancora visto uno Yorick, che è un tormentone delle mie partite. Cioè, stanno tutti scendendo abbastanza di punti, però il rischio di non combinare nulla c'è. Ah, ok. E allora mi piglio questo e faccio una torma il su leona, che forse era la scelta migliore da fare in generale. Anche prima di perdere la spatula. Oh, finalmente. Sì, direi che forse è giunto il momento di fare questo. Mettiamo un red buff su Vayne. E poi questa Shojin la diamo a Soraka. E questo lo do a lui. Forse ci starebbe bene di fare un Glacial, magari Braum e un altro Warden. Per usare bene l'Hurricane su Ezreal. Gli Aatrox. Ci sono dei rumori ambientali che spero non si sentano troppo, perché qualcuno sta facendo casino fuori. Credo sia una motosega, vabbè. Braum, ok. Braum, secondo me, è il futuro. Posso mettere Braum come champion e poi posso mettere un altro Warden a caso, o magari Yorick, anzi sicuramente Yorick, anzi andrebbe prima di Braum. Però posso togliere Nasus finché ho Braum, almeno dopo aver messo dentro Yorick, certo. Quindi questi due li vendo, potrei vendermi pure Lucian, ma per il momento non c'è bisogno. Avrei dovuto spostare Karma. Questo mi sono proprio dimenticato. Perché ho dentro un'altra leona? Mi sono dimenticato pure quello. No, troppi errori. E questa me la sono giocata malissimo questo round. Potrei comunque farcela, ma mi sa di no. No. Avesse avuto i Freeze magari, ma c'aveva ancora la GA, era molto improbabile. Non mi sono ricordato di mettere un nuovo champion sensato per il livello e sono rimasto con una doppia leona, tra l'altro posizionata male. Non c'è che da fare un mea culpa per questa situazione. Karma poi va messa qua e questo posso metterlo anche di qua. Perfetto. Ora magari ha un po' più senso. Vendiamo Lucian, che come ho detto non mi serve. Ho due Soraka, quindi ho spazio sia per Braum che per Yorick. E tra l'altro ora potrei anche fare il livello. Beh, intanto mettiamo lui, poi qui ci sono due champion interessanti e questo. Dunque, così è perfetto. Ah! L'ho trovato così all'ultimo. Gli do la vita perché non deve morire troppo in fretta. Chi posso vendere? Zria. Aia, dovrei dire. Siamo ancora a 8.
No, siamo 7. Ora, questo cambiamento che ho fatto all'ultimo momento va bene, più o meno. Yorick, ok. Preferisco mettere lui, mi sa, anche perché comunque ho tre warden uguale. Faccio un po' fatica contro tutti questi summon. Dai, 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 dai. No! Ci sono andato vicinissimo. Devo trovare Broma 2 stelle. Questi li posso anche vendere. Questo vorrei trovarlo, chissà. Niente. Ah. Ok, mi hai convinto. Mettiamo lui qui, lei qui, qui e qui, perfetto. No, così è meglio. Non posso lasciare Yorick da solo, in realtà sì, posso, va bene così. Tanto a due stelle c'ha pure una vita, dovrebbe proprio riuscire a castare prima di morire, dai. Aia. Soraka blocca quel brand, mi raccomando, non l'hai fatto. Dove ha ultato Soraka, tra l'altro? Siamo rimasti in 6. Sono secondo. Questo è comunque abbastanza rincuorante, ma mi serve questo morello come il pane proprio. No, me l'hanno rubato, era ovvio. Piglierò questa. La posso dare a Ezreal, suppongo. Forse non è stata la scelta dell'anno, ma pazienza. Allora, io devo ancora trovare Braum ed eventualmente Soraka, però Braum lo voglio trovare. Perfetto, grazie lo stesso. Vabbè, è tardi per vendere Leone e riprovarci. È un'altra partita brutta, vediamo come va. È già pieno di cose di Yorick. No. Era prevedibile. 9 punti. No, 9 punti no. Devo dire che questa partita speravo che andasse meglio, ma verso la fine mi sono un po' bloccato. Niente. Niente. Non trovo Braum, non trovo Soraka. Trovato Soraka. Ma mi sa che sono fuori. Oggettivamente non ho più i mezzi per avere molte speranze. Tra l'altro questo è
L'altro che potrebbe uscire prima di me, quindi si gioca tutto qui. Eh no, si gioca male tutto qui. Sono fuori. Di poco, tra l'altro. Ma sono fuori, mi sa di sì. Al pelo. Ah, che peccato. 4 Ocean, 2 Mountain. Avessi trovato Brand, questa l'avrei vinta. Ho fatto il possibile per trovare Brand, ho pure venduto i Champion, ma non ci sono riuscito, punto, quindi è andata così. Va bene. Alla prossima.